Ciao a tutti, oggi vogliamo farvi vedere il come realizziamo con le nostre mani e con questa tempera il muro. Wow! Come sapete, io sono Matilda, questa è la nostra catena. Il muro bianco con questi colori, tutti questi, e poi anche dei piattini. Realizzeremo questo muro pieno delle nostre mani. Quindi così, e dopo andiamo avanti. Quindi iniziamo. Ok, eccomi qua. Ciao a tutti. Allora, cominciamo. Alessandro. Ciao. Ciao. E io sono Matilda. Allora, cominciamo a mettere i piattini, che erano quattro. Perché sono quattro i colori. Poi c'era anche il bianco e il nero, però come avete visto il nero non è che si utilizza tanto. E la parete? E la parete è bianca, certo. Quindi ovviamente il bianco non potevamo usarlo. Inizio dal blu. Iniziamo da un colore, però prima andiamo a recuperare, Matilda, degli straccettini, sì, per le mani dopo per asciugarcele, e un qualcosa per prendere magari il colore e cominciare a metterlo sopra. Appunto, al... come avete visto, ah, due secondi. Ho già le mani un po' fredde. Sa come mai? Perché abbiamo aperto il verde. Abbiamo recuperato un cucchiaio per la vernice e un po' di carta per asciugare dopo. Metto, perché io volevo fare una cosa che vedrete nel video. Cominciamo a tirare giù della. Un po' di colore. Cominciamo con il blu. Adesso non so se è proprio facile. Allora, vi ricordiamo che stiamo utilizzando una tempera per le mani, non la tempera che si fa per i muri. Esatto, c'è una tempera apposta da, per poter utilizzare le mani, così da non poter avere delle irritazioni o delle reazioni allergiche con le tempere. Queste sono tempere apposta, quindi mi raccomando, se decidete di farlo, utilizzate tempere fatte così. Mani. Esatto. Allora, se volete comprare queste che abbiamo noi, allora vi spiego, perché qua dietro ci sono dei disegni. Wow. Allora, vi spiego. Allora, il giallo c'è una casa. Il rosso c'è una casa, il blu una farfalla e il verde un fungo. Quindi questi, se volete usare questi colori, vi dovete memorizzare questi colori che vi ho detto. Verde al fungo. Mettiamo il blu alla farfalla, rosso e giallo casa. Ok? Ve li dovete tanto memorizzare. Quindi adesso aiutami a fare. Sì, allora dietro questo, dietro ai barattoli, sì, ci sono queste cose. Posso farvi? Dietro il giallo c'è la casa, dietro il verde c'è il fungo, dietro il rosso c'è la casa, dietro il blu c'è la farfalla. Appunto, io mi ho inventato una poesia. Allora, ve la dico se la volete imparare. Allora, nessuno una farfalla, ma io ho una farfalla. Nessuno una farfalla, ma io ho una farfalla. Questa è la poesia della farfalla, perché non c'è nessuna farfalla. Intanto mio papà si è già spostato il dito.
Esatto. Ok. Mi sa che se lo devi dipingere. Ora siamo pronti. Sì. Ok? Adesso partiamo subito a iniziare a fare il primo pezzo con tutte le manine. Partiamo? Sì. Un colore a scelta? Mi raccomando, Mati, adesso che iniziamo a mettere le mani in mezzo alla tempera, non ci dobbiamo più toccare. Ok? Quindi se devi metterti a posto i capelli, il nasino, quelle cose lì, e poi si parte. Campanella e...